Che dire ragazzi, buongiorno, ho appena fatto il bonificone della seconda caparra e dell'agenzia, quindi siamo poveri. Mannaggia a me. Non ci vuole neanche pensare. Comunque niente, quindi progresso da questo lato. Adesso manca più o meno una settimana prima che... Mamma mia, che voce! E manca più o meno una settimana prima che il perito riesca ad andare in casa, perché la tipa è in ferie, quindi niente. E dopo da lì speriamo che vada tutto bene. Intanto i soldi che ho speso non li rivedrò più. Nel bene o nel male non li rivedo più. Speriamo nel bene, speriamo che ci sia la casetta in arrivo. Oggi ragazzi vado in palestra, ho deciso, devo assolutamente tornare perché va bene il salto della corda e lo faccio anche questo pomeriggio, però insomma pago per la palestra, un servizio, a sto punto ci vado, così faccio un po' di presenza, diciamo così, presenza. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, giornata lavorativa finita, adesso ho una bella notizia e una cattiva notizia. La bella è che sto andando in palestra e quindi faccio un minimo di attività fisica che bisogna dopo essere stato tutta la giornata seduto. La cattiva è che mio fratello è andato a Trento e si è portato via la corda per saltare e quindi il mio obiettivo di 15 minuti al giorno si è fermato dopo 2 giorni. Mannaggia, quindi adesso mi sa, visto che voglio essere indipendente, dopo mio su Amazon ne compro una. Così non dipendo dagli altri, che è una cosa che non ho mai voluto avere e mai ce l'avrò. Anzi, la prendo subito. Comunque no, non la prendo ora, anche perché ho visto che ci sono vari modelli e non vorrei prendere una cazzata. Cioè, esistono anche corde da 150 euro con Bluetooth integrato, un'applicazione, bah, lì mi pare un po' un'esagerazione, leggermente un'esagerazione, però che ne sai, magari io non sono abbastanza evoluto da saper rispettare la tradizione delle corde e la loro importanza, e quindi manco di rispetto agli Yokorda. Vabbè ragazzi, che ci devi fare? Aspettiamo il verde, quindi adesso vado in palestra, mi sfondo lì per neanche tanto, di la verità, perché poi sono fuori a cena, poi torno a casa stasera, sono indeciso, potrei farmi una passeggiatina tipo per le 10:30, 11 così, e andare in zona universitaria, vediamo un po' cosa c'è, anche perché è mercoledì e quindi magari gli altri sono al campus, magari ora sento Giorgia, vediamo cosa fanno gli altri stasera. Fatto sta che adesso sì, l'importante è assolutamente palestra. Speriamo nel traffico. Ragazzi, la palestra mi ha... non so neanche come dirlo, mi ha ammazzato. Mi ha letteralmente ammazzato, ragazzi. Ho le gambe che se no che riesco a muoverle. Ho le braccia che non riesco neanche ad alzarle, è un miracolo che riesco a tenere il volante con 2 mani. Mamma mia. Adesso andiamo a mangiare. Ho famissima, ma non posso mangiare tanto perché devo mantenere la linea, devo stare calmo. E anche perché oggi non mi sono neanche misurato, non so se sono ingrassato o meno e francamente non voglio saperlo, voglio rimanere con l'idea di essere 22.9 di massa grassa. Quindi ancora standard, ancora sotto il fatidico overweight. E niente ragazzi, stasera dopo cena penso di... Stavo per dire guardarmi un film, in verità ho già dato conferma che andavo al campus, quindi zona universitaria, a fare 4 ciacole con un po' di gente che è lì. Quindi ecco, no, non mi riposo. Però dai, almeno la cosa positiva è che questa settimana sono da remoto completamente tutta la settimana, quindi posso dormire quell'oretta extra indicativamente, quei 45 minuti extra. O meglio, dormire no, perché comunque mi sveglio ugualmente presto. Ma poco importa perché posso svegliarmi presto e rimanere sveglio. Niente ragazzi, ora vado a mangiare, ci vediamo dopo. Ah, che capelli. Ragazzi, cenetta fatta. Ragazzi, cenetta fatta, tutto a posto.
Adesso andiamo al campus a salutare i ragazzi. Questione di 5 minuti, cioè più di 5 minuti non voglio starci perché devo dormire, sono già le 11, si lavora domani fortunatamente da casa, però ugualmente devo essere attivo. E allora, serata finita, mezzanotte e mezza, cioè ho ordinato letteralmente un'acqua frizzante, ragazzi, un'acqua frizzante, quando mai? Stavolta. E basta, purtroppo uno non si guida quando si beve, anche se devo guidare 5 minuti, e due, domani lavoro, in primis, domani lavoro e non ho voglia di star male. Già questo weekend sarà parecchio impegnativo, probabilmente. Quindi, ragazzi, noi ci salutiamo qua. Io vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivervi al canale, attivate la campanella, lì l'algoritmo si sfama delle interazioni che fate sotto questo video. E niente, ragazzi, ci vediamo domani, grazie mille del supporto. Ma ci vediamo domani, un corno, mannaggia me. Cioè, io sta roba, questa, ragazzi, è la borsa della palestra. Palestra che ho fatto 6 ore fa, tutta bagnata, ovviamente, perché io cosa faccio? Vado in palestra, mi faccio la doccia, tranquillo, poi vado fuori a cena, zero problemi, no? E ho tutta la roba bagnata dentro, mannaggia me. Tutto, tutto. Allora, tutto questo, spero che domani non piova. Perché io cosa ho fatto? Ho avuto la brillante idea, prendimi qua. E ho avuto la, ovviamente, brillante idea di mettere. Ho avuto la brillante idea, ragazzi, di mettere le cose da asciugare. E della lavatrice e quant'altro. Purtroppo, cioè, sono fuori appese e magari domani piove e si bagna tutto. Che devo fare? Inizierà il periodo, ragazzi, dell'asciugatrice perché non ci sarà più il caldo di una volta. Non ci sarà, ma prendi, non ci sarà più il caldo di una volta.